americano! Spara! Le piccole schermaglie lungo le linee del fronte, infatti, non fanno sorgere il minimo sospetto sulla portata dell'attacco imminente. È il 15 dicembre del 1944 e l'offensiva delle Ardenne sta per cominciare. Le truppe americane stanno aspettando i rifornimenti lungo il fronte di 130 chilometri delle Ardenne, prima di tentare l'avanzata finale verso la Germania. Pensano che l'esercito del Terzo Reich sia ormai sconfitto e si aspettano che la guerra stia per finire. Non sanno che Hitler in realtà ha ammassato una forza enorme, pronta a lanciare un attacco fulmineo. È la sua ultima possibilità per cambiare le sorti della guerra. Gli alleati hanno 80.000 soldati nella zona, 400 carri armati e 400 pezzi di artiglieria. Ma come si è detto, si tratta di truppe esauste dai combattimenti o di giovani appena sbarcati. La Germania, invece, ha circa 250.000 soldati, molto motivati e convinti del successo del piano, e quasi 1.000 carri armati. Sono tutti pronti a entrare in azione. Insomma, dati alla mano, i tedeschi sono 3 volte più numerosi degli americani, hanno il doppio dei carri armati, è una vera e propria forza d'urto spaventosa, il cui scopo, come si è detto, è quello di spezzare le linee alleate e raggiungere Anversa, conquistarla in modo da tagliare agli alleati tutta la linea di rifornimenti. La quinta e la sesta divisione Panzer sono guidate da ufficiali molto esperti e sanno benissimo che questa probabilmente è l'ultima occasione per cambiare le sorti della guerra. E così vengono tra le truppe per farlo capire chiaramente. L'ordine è di vincere a tutti i costi. Non ci sono alternative. Comandare l'esercito nazista al centro dell'offensiva è il generale von Manteuffel. Manteuffel ha combattuto sia sul fronte occidentale che su quello orientale contro i russi, quindi ha grande esperienza. Ma ha un problema. L'esercito tedesco, infatti, è stato decimato nel corso della guerra. Mancano uomini validi. E così si arruola gente comune dai 16 ai 60 anni, dando loro un minimo d'addestramento. È davvero l'ultima disperata offensiva tedesca della Seconda Guerra Mondiale. Sgombrate la strada. Uomini, sgombrate la strada e in fretta. Avanti, soldati, sgombrate la strada in fretta. L'alto comando tedesco è sotto pressione. Devono avanzare. Anche se gran parte dei soldati non sono addestrati, i tedeschi comunque sono in netta superiorità numerica. Ma il loro svantaggio principale è rappresentato dal fucile, che è molto inferiore rispetto al famoso Garand americano. Questo è il famoso fucile statunitense M1, calibro 30, comunemente noto come Garand. È dotato di un caricatore bifilare contenente 8 proiettili. Questo invece è il Mauser modello 98, è l'equivalente tedesco dell'M1 Garand. Poteva però sparare solo 5 colpi, quindi solo 5 rispetto agli 8 del Garand. Brigatevi! Dobbiamo lavorare tutti insieme. È la mattina del 16 dicembre e i tedeschi lanciano un attacco sorpresa contro le postazioni americane. I gruppi arrivano da ogni parte.
I soldati non possono far altro che tenere duro e lottare per essere vivi, cercando di rallentare l'avanzata nemica. Nei primi due giorni gli americani sacrificano tantissimi uomini, e questo per guadagnare tempo e far arrivare rinforzi. Senza i comandanti, con le unità decimate, i rifornimenti ridotti al minimo e in mancanza di direttive, i soldati cercano altre unità per combattere al loro fianco. Sul campo gli americani hanno un famoso tipo di carro armato, è lo Sherman. È un carro armato che pesa 30 tonnellate ed è considerato un carro armato medio. La sua corazza è spessa 7 centimetri, ha 3 uomini di equipaggio, 3 mitragliatrici, un cannone da 76 mm, ma forse quello che colpisce di più in questo carro armato è il motore che si trova proprio qui, in questa parte, che in realtà è un motore stellare da aereo. E quindi i consumi sono notevoli, come quelli di tutti i carri armati. Pensate, consuma 3 litri a chilometro. Ora, quando è stato introdotto nel 1942, era un ottimo carro armato medio, ma ora nel 1944 è surclassato dai carri armati tedeschi di nuova generazione.